C'è qualcuno che mi ha chiesto, ma se tu avessi la bacchetta magica la guariresti? Come se fosse una malattia, ma in realtà la sindrome di Down non è una malattia, ma è un modo di essere. E io dico di no, perché altrimenti non sarebbe Alba. Alba è perfetta così com'è. Quindi è necessario oggi educare le persone che Alba e le persone come Alba hanno bisogno di essere considerate delle persone uguali alle altre. E che Alba è stata lasciata in ospedale al momento della nascita ed era stata dichiarata idonea all'adozione, ma nessuno la voleva adottare perché ha la sindrome di Down. Dici? Come dici? Bye bye. Dici? Bye. Va bene, bye bye a tutti. Alba era neonata. Io ho avuto Alba a 30 giorni ed è una cosa straordinaria per l'Italia che un uomo single gay abbia avuto in affido un neonato di 30 giorni e che poi questo neonato sia stato adottato. Questa è una storia straordinaria, cioè io in questo sono il primo. E io da sempre ho sentito questa forte vocazione di essere padre. Voglio essere chiaro in questo. La mia scelta non è stata una scelta di serie B. Io se avessi potuto accedere al registro delle adozioni al pari di una coppia, avrei comunque scelto un figlio disabile. Quindi sono sereno nella mia scelta e sono consapevole, ma ci sono altri che invece hanno il diritto di poter scegliere se sono genitori per figli disabili o genitori per altri bambini. Sono cresciuto nel mondo della disabilità. La disabilità non mi ha mai spaventato, ho conosciuto il mondo della disabilità da quando avevo 14 anni, ho fatto esperienze in India, in Africa. Noi viviamo in una società che ci educa ad essere belli, perfetti, i primi, i migliori, e quando ti arriva un figlio disabile è una sconfitta. Ti amo, ti amo, ti amo. La sindrome di Down in Italia è ancora un problema. Noi facciamo continuamente una battaglia per cercare di dimostrare che le persone con la sindrome di Down sono persone e che sono delle persone felici, che hanno delle ottime potenzialità, che possono vivere una vita normale, che possono lavorare, che si possono innamorare, che possono sposarsi. È una personalità molto bella, luminosa. E io sono convinto che per esempio Alba è una di quelle persone che anche da grandi sarà un polo attrattivo, sarà un polo catalizzatore, una di quelle persone che è illuminante. La vita con Alba è una vita piena di cose belle. Quindi ogni momento vissuto con lei è un momento particolare.